Questa è la prima notte che passo nel monolocale che ho creato. Dico, l'ho creato perché in effetti tutto quello che è presente in questo piccolo localino è stato letteralmente creato da me e da qualche mio amico. È un'esperienza un po' particolare, è la prima volta in assoluto che mi metto in gioco in prima persona utilizzando una struttura che preveda l'incoming di stranieri o di persone che sono interessate a venire in Italia. Diciamo, il ragionamento è stato questo: aiuto molte persone nell'andare a vivere in Inghilterra, ma perché no cercare in qualche modo di portare anche le persone straniere a visitare la mia terra. L'idea mia era quella di creare un ambiente alternativo. Vorrei dedicarmi a una fascia di utenza tendenzialmente alternativa, perché un po' tanto per qualcuno lo sono stato e lo sono tuttora anche io. Ho utilizzato materiali che erano destinati ad un utilizzo o ad un inutilizzo permanente e ho cercato di dare di nuovo vita. Niente che sinceramente non abbiano già fatto altre persone, perché in realtà io mi sono basato un po' sull'esperienza che ho fatto insieme ad un mio amico in Sicilia, dove creammo un art apartment. Uno dei punti di forza era il riciclo. Adesso uno penserà, magari, quindi stai utilizzando le cose che hai trovato nella spazzatura? No, assolutamente no. Ho fatto sì che le cose che magari dovevano andare nella spazzatura, o che ipoteticamente sarebbero andate nella spazzatura, alla fine non ci sono andate. È un esempio come tanti in questo monolocale, sono le mensole che ho creato con le cassette della frutta, che ovviamente ho riverniciato, pulito, smaltato e così via. Oppure lì si vedono solo dei vestiti, in realtà sono appesi ad una scala di campagna che ho attaccato al muro. Questo monolocale è tutto da scoprire. Il nome che ho dato a questo monolocale è Pompei Lab, perché si trova a 1 chilometro da Pompei ed è a tutti gli effetti un laboratorio artistico nel quale io e i miei collaboratori ci incontriamo per elaborare delle idee e spesso ci capita, tra una risata e l'altra, di arrivare effettivamente a delle belle conclusioni che non portano mai in realtà a un termine, piuttosto a un inizio di una nuova avventura. Mi sono e ci siamo impegnati tantissimo. Abbiamo costruito con le nostre mani dei mobili, un tavolo che abbiamo pitturato poi a mano. All'interno di questo laboratorio c'è un piccolo set cinematografico e fotografico, ovviamente. E perché sono qui adesso? Prima che il monolocale sia sponsorizzato, devo necessariamente testarlo. È per questo motivo che ci dormo. Quindi parte questo esperimento di vita nel monolocale. Vediamo un po' che cosa succede. Devo capire effettivamente dove ci sono dei problemi e dove posso migliorarlo. L'idea è quella di fargli vivere un'esperienza non solo al di fuori della stanza nella quale uno dorme, ma piuttosto un'esperienza che duri 24 ore su 24. Infatti, quello che mi piace pensare è che questo piccolissimo appartamento sia una continua scoperta per l'ospite. Davvero è una cosa bellissima come sinergicamente io e i miei ragazzi abbiamo lavorato perseguendo questo sogno. Un piccolo tassello magari di un sogno molto più grande. Ci abbiamo messo tutte le nostre energie ed è una cosa bellissima. Quindi in questo momento sì, sto in questo monolocale, nel letto a due piazze. In realtà non è un letto, ma è un divano letto. Un letto avrebbe ingombrato troppo. Non che non ci sia effettivamente lo spazio, sicuramente poi lo vedrete. Però mi piaceva più l'idea del divano letto. La mattina si tira su e la sera si abbassa. Già ho dormito una volta, perché in realtà nella struttura che ho preso c'è anche, diciamo, una parte di questa struttura è dedicata ai corsi d'inglese e agli uffici amministrativi. E una volta stava piovendo tantissimo e mi sono appoggiato qui. Devo dire che sinceramente non ho trovato alcuna differenza tra il letto
che ho a casa e in questo divano letto. Però ecco, vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni. Conto di stare all'incirca una settimana o poco meno. Oggi è lunedì, magari giovedì me ne vado, perché venerdì mattina ho un impegno molto 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 importante. Niente, volevo capire anche se, siccome qui non ci sono i termosifoni, se effettivamente, siccome fa abbastanza freddo fuori, volevo capire se fosse coperto termicamente parlando. E sinceramente, siccome sono abbastanza freddoloso, per il momento sto col pigiama, sto benissimo, non si sente proprio assolutamente, non si accusa, perché si sta benissimo. E fa freddo fuori. Prime impressioni di questo monolocale, senza ombra di dubbio è alternativo, figo proprio. Questo rappresenta a tutti gli effetti, parla di Antonio, di Nocciolino 24, di Jack Tony King, parla di ogni piccola cosa che è presente qui dentro, richiama senza ombra di dubbio a un aspetto della mia personalità. Nella vita bisogna essere uno, nessuno è 100.000. Devo sistemare ancora un po' di cose, soprattutto nel bagno, però mi piace tantissimo. Vabbè, vediamo che cosa succede domani mattina. Io cercherò di fare una cronostoria del tempo trascorso qui e vediamo un poco che cosa succede. Magari è carino. Una cosa che devo fare assolutamente qui: voglio comprare una televisione. Cazzarola, ci vuole, secondo me, troppo figa la televisione, perché uno, ecco, sta qui, lo so che gli stranieri non se ne fregano la mazza, però magari ci rimango io qualche sera, mi vedo la televisione, ci attacco la PlayStation 4. Ma adesso è già un po' tardino, sono le 11:20, quindi sto distrutto perché vengo da una giornata di lavoro molto molto intensa, quindi mi metto a vedere Narcos. Penso che per il momento è tutto, scusate i capelli. Domani mi faccio lo shampoo. E poi la bombola, ho dovuto cambiare la bombola. Fuoco. Voi sapete bene, vero, chi è che la canta questa canzone? Come ho passato la notte?